E allora andiamo anche a presentare il nostro Gigio, ma prima però, come sempre, la nostra sigla. Ci siamo, eccoci qua, bentornati, musica a palla. E niente ragazzi, un po' di problemi sulla connessione, con la connessione che forse risolverò un giorno, non so. Vedremo insomma. Intanto abbiamo con noi il nostro Gigio. Gigio, aspetta che... buon pomeriggio, come vogliamo dire, buonasera, buon pomeriggio, buon qualcosa. Aspetta che intanto... cambio anche la schermata, eccoci qua. Adesso ti metterò in... aspetta, togliamo tutte queste. Caro Gigio, cercherò di inserirti... ma non riuscirò. Allora, vediamo un attimino. Come va Gigio? Come va? Che dici? Piove. Vediamo qual è la migliore. Piove? India. Piove, guarda come piove, guarda come viene giù, diceva il caro Giovanotti. Allora, il corvo volta... diceva, com'è? Non può piovere per sempre, ma sti cazzi. Ma ieri, a proposito, ieri c'è stata la partita? No, stasera, il Napoli stasera. Stasera c'è la partita. Ieri, sì, tra poco. Vabbè. Ieri che cosa hai fatto, Burlone? Allora, l'ultima volta eravamo rimasti al... a questo punto allora... al presepe, all'albero. Ecco qua. L'ultima volta, Gigio, eravamo rimasti... al presepe, all'albero, tutte queste cose qua. E le varie origini che c'è stato dell'albero di Natale, del presepe. Adesso voglio farvi le origini di Babbo Natale. Santa Claus, San Nicola, come lo vogliamo Quanti chiamare? Nomi ha sto Babbo Natale? Allora, il vero nome è San Nicola, San Nicolas per l'esattezza. Adesso capisco perché si chiama Babbo Natale. Esatto, vescovo di Mira, protettore di bambini. E questa è una tradizione dei paesi balcanici, Belgio, Paesi Bassi, Austria e anche del Friuli Venezia Giulia, caro. Ah, pure. Perché sai, si trova più nelle zone... Mi risentite? Penso di no, ormai non so più. Vabbè, andiamo. Sì. Come si vuol dire. Dicevamo, San Nicola che è la tradizione germanica, attraverso l'Oceano Pacifico, arriva anche negli Stati Uniti, ciò. L'anno esatto non te lo saprei dire perché non mi riporta proprio l'anno esatto. Ma no, Gigio, ma mi devi dire l'anno esatto. Gigio, mi devi si dire. Parla sempre intorno al 1600-1800. Ma fa scelta, vabbè, dico io, benzina. Sì, di benzina, vediamo quello che poi si scherza, si ride e si beffeggia, come si suol dire. No, la tradizione germanica, tradizione dei balcanici, se vogliamo dire così. Balcani. Sì, la signora sopra che penso sta distruggendo la casa. Questa è meno peggio di noi, secondo me. Sta vadendo la nostra diretta, che bene, sta bestemmiando. Mannaccia, cavolo! Insomma, questo santo, perché è così famoso? Ecco, 19 secolo, fine 19 secolo si parla di Babbo Natale. Praticamente il vescovo San Nicola, che è un protettore del Sì, siamo in quell'anno là, che è il protettore di bambini, come diceva un amico nostro, caro mio. Che? Bambini, chi lo diceva? Non mi ricordo. I bambini. Oh, cazzo. Ah, come Peppe Spoto, cazzo. No, vero. Tortola. No, Peppe. Era Tortola che diceva, no, i bambini era Tortola. Un saluto a Tortola, se mai ci vedrà. Se lo dicevo, a vederci tra una cosa lui, visto... Aspetta, visto... Aspetta, mi, aspetta, se...
Sto per tirare giù un bestemmio. Allora, dicevo, visto che Ora puoi lui parlare, viveva vai. in questi paesi, sì, vedeva questi bambini poveri nei paesi vicini, limitrofi, se vogliamo dire così. Cosa successe? Lui ogni Natale, almeno una volta all'anno, gli portava dei pensieri, che poteva essere qualcosa da mangiare, qualcosa da vestirsi, perché giustamente erano famiglie molto povere. Da lì ogni anno si ripeteva questa cosa. Poi, pian piano, questa cosa, il nome inizia ad cambiarsi. Da San Nicholas è diventato Santa Claus, Babbo Natale inglese, ma pare che deriva proprio da Sinterklaas, San Nicola in olandese, Santa Claus alla fine, perché in olandese si dice Sinterklaas, San Nicola, e Sinterklaas. l'hanno un po' ristretto a Santa Claus. Che poi è diventato il Babbo Natale, pian piano è diventato il Babbo Natale che noi conosciamo, ma Sono prima di riuscito a metterti diventare. in live, G. Ah, che bello! Non so come sia successo. Forse era meglio di no, però è la stessa cosa, dai. Però prima di diventare il San Nicola e il Babbo Natale che conosciamo, addirittura si parla addirittura in Germania ancora più indietro del cristianesimo, c'era già una figura molto Scusate per questa simile. immagine improvvisa di Gigio. Sì, che stava anche per ruttare in tutto ciò. Prima ancora del Santa Claus che noi conosciamo, addirittura si parla di Odino, del dio di Odino, Quello del codino, insomma. bravo, del codismo, io ti dico, ovviamente era meglio che non mi facevi vedere, neanche sentire per quello che stavo per dire. Dicevo, praticamente la tradizione era questa, che fuori dalle porte i bambini nei loro stivaloni mettevano della paglia, dello zucchero, del carote per il cavallo di Odino che in una notte girava per tutto il mondo, e Odino per ringraziare questi bambini lasciava regali e dolciumi. Da lì questa storia anche del Babbo Natale che pian piano, addirittura c'è un'altra leggenda che in Islanda esistono 13 babbi natali o 13 folletti o 13 elfi, un po' poi come hanno Esagerato. vari nomi, e ogni Babbo Natale ha un potere diverso dall'altro, che ognuno ha vari poteri che non sono descritti tutti. Fai vedere un po' questi. No, anche qui si parla sempre del regalo, che venga portato il regalo al bambino, se è stato buono, se è stato Sei buono. stato buono, questo è fondamentale. Nella storia di Babbo Natale, quando si arriva ad avere il Babbo Natale che noi conosciamo, perché prima Babbo Natale non era rosso come si vede adesso, col vestitino rosso, Aspetta, ti con ricordo bene, era verde. Era esattamente, che era con i verde, vestiti dei cacciatori di allora, più che altro, perché Babbo Natale viveva in questa tundra verde. fredda, Tundra, addirittura. fredda e fredda. Che linguaggio, Mamma mamma mia, mia. veramente leggere direttamente da internet è una cosa bellissima. No, beh. E allora, come è diventato pian piano poi il Babbo Natale che noi effettivamente conosciamo? Tutti c'è sempre questa leggenda che si parla che la Coca-Cola, per iniziare a sponsorizzare il suo prodotto, abbia usato, ma non è stata la Coca-Cola la prima a far La Croca-Cola. sì che la Coca-Cola a far sì che Babbo Natale diventasse rosso come l'abbiamo visto. No? Ma prima di dirti questo, ti do un aneddoto. Digi? Il canto di Natale, mai visto Canto di Natale di Charles Dickens? Canto di Natale di Delle Charles fantasie, Dickens? gli spiriti di Natale passato, presente e Può futuro, essere pure, ma classica. non mi ricordo Sì, è la sinceramente. classica storia di Natale, che praticamente l'hanno fatto in tutte le salse, in tutti i vari anni. La storia originale parla di un avaro che la notte di Natale lo vanno a trovare tre spiriti: lo spirito del passato, lo spirito del presente e lo spirito del futuro, per far capire a questo avaro che deve essere più buono perché sennò farà una brutta fine. E in tutto questo, nello spirito presente, c'è in teoria sarebbe Babbo Natale quello che si vede, perché con questo tunicone verde e i fiori nei capelli, che era lo spirito del presente, ovvero dell'equinozio, del solstizio d'inverno, però in effetti quello già era una figura di Babbo Natale. Poi in una cartolina del 1800, adesso non ricordo se fine 1800 o metà del 1800, c'è una cartolina vecchissima dove si vede la figura, sempre per un prodotto sponsorizzato che non si è mai capito qual è, Grazie per perché il è follow, Zlatan Ibrahimovic. oh, Grazie Ibrahimovic, grazie per i followers, per il... Immagini è lui davvero. bravo, io non problema mio, non problema mio. Insomma, dicevo, Grazie anche per l'host, caro. Lost. Lost. Si vede questo Babbo Natale già con la giacchetta rossa. Poi, pian piano, il prodotto Coca-Cola l'ha fatto poi diventare famosissimo in America, in dovunque, per il mondo, con Immagino. questo giaccone rosso, Tutto bene?
Pello Rosso e le varie renne. Come padre di Babbo Natale, diciamo, in senso colui che poi l'ha disegnato per tanti anni, proprio per la Coca-Cola, l'industria del Michigan, Haddon Sundblom. Ci ho messo 3 giorni per imparare questo nome. Ma perché fai queste cose? Ma si chiama così, non ci posso fare niente. Che poi da lì è nata la classica cartolina. Allora, sto per dire tante altre cose che ho imparato in arabo, caro Carmine, tu lo sai, no? Che è successo? C'è qualcosa? Sì, eccolo qua, ci siamo ancora. Cossoma, io mi sto divertendo alla fine. Io anche, Cossoma. Bravo, in arabo, vabbè, si dice le cose, nessuno lo può sapere. In tutto questo, diciamo, questa è un po' la leggenda di Babbo Natale. Ma oltre a Babbo Natale, in questo periodo c'è la controparte, caro Carmine, perché nei tempi andati, tempi antichi, insomma nei vecchi tempi, oltre che Babbo Natale c'era una specie di aiutante di Babbo Natale che è il Krampus, la leggenda del Krampus. Ma che nome è? Il Krampus sarebbe la parte cattiva, cioè c'è Babbo Natale che è buono, aiuta i bambini, e c'è il Krampus che punisce i bambini. Il Krampus che cos'è? Sono stati fatti tanti film sul Krampus, ti dico la verità. Questo è sempre uno, una leggenda così, un titolo di un film. No, proprio si chiamano Krampus, tutti i film che trovi col Krampus si chiamano Krampus, Krampus. Praticamente questa va molto nel Friuli Venezia Giulia, nell'Austria, Baveria e l'Alto Adige, tutta zona germanica, Adige, tutta zona germanica. Il personaggio di Krampus, che cos'è? Non è altro che il diavolo, che praticamente venne, in tedesco si direbbe Teufel. Ma l'origine del nome probabilmente risale esatto, al termine bavarese Kramps, ovvero morto, putrefatto, passato, come cacchio vogliamo dire, oppure Kramp artiglio, figura cattiva. Insomma, cos'è questo Kramps? Non è altro che il diavolo che si presentò sulla terra. Cagazzi. Infatti, si dice che San Nicola, perché poi è diventato anche santo, a parte la situazione dei bambini, ma si dice che San Nicola abbia battuto il diavolo sulla terra, è stato capace di sconfiggere il diavolo. E sconfiggendo il diavolo gli fu dato come assistente praticamente di Santa Claus, di San Nicola. E infatti oggi mi sembra, forse proprio in questi giorni dovrebbe essere, ieri oggi, adesso non ricordo, doveva essere proprio San Nicola, che in alcune zone d'Italia si festeggia già con i regali, e in Germania pure già si danno i regali, proprio perché San Nicola, il giorno della festa di San Nicola. E c'è una manifestazione, prima si faceva, chiamavo con la questione Covid, non so se l'avranno fatta, dove ci sono tutti questi uomini vestiti da Krampus. Il Krampus com'è fatto? Vestito un po' col vestito di Babbo Natale, ma con la testa da caprone e i piedi a caprino, il diavolo. E lui qual era la figura del Krampus? Puniva i bambini cattivi. Pensa che questa risale al VI-VII secolo, questa storia. Questa è una leggenda. Cioè, immagina quanto è vecchia anche la situazione di Babbo Natale, e nient'altro che praticamente va in giro con un sacco, la leggenda pura, come un po' come come le favole che raccontavano i fratelli Grimm sono un po' più crude, noi diciamo puniscono con il carbone, invece nell'agenda pura, quella vecchia, si diceva che prendeva il bambino, se lo metteva nel sacco e se lo portava via. Brutta immagine, mamma mia. Immagina, questo avveniva ieri, il 5 dicembre. Ogni 5 dicembre c'è la festa di San Nicola, dove si festeggia Babbo Natale che passa, ma c'è anche il Krampus che per i bimbi cattivi lascia, oggigiorno lascia carbone, caramelle amare, queste cose qui per punire il bambino cattivo. Cioè, la figura è orrenda, pensare a sto caprone che non è altro che il diavolo, che ti gira in casa, ti gira per il mondo, non è una bella cosa. Ci deve essere sempre una raffigurazione della parte negativa, non può essere la parte buona. No, perché praticamente la vita è sempre un equilibrio fra vita, male e bene, perché il bene non può esistere senza il male non può esistere senza il bene. È un po' come l'uomo e la donna, non maschio alla fine. Esattamente, anche se tante donne farebbero meno di uomini, e tanti uomini farebbero meno di donne. Sanno come funziona. È impossibile. Non possiamo fare a meno di uno dell'altro, assolutamente. Sì, va sicuramente. E questo sono un po' le. Fermo, attenzione. Fermo così, rimani. Ecco, ci siamo ancora, vai. Cargumuk. dicevo, spero che non ci siano arabi in ascolto in questo momento. E niente, questa è un po' la storia sia di Babbo Natale che di
della sua controparte. Ma la Befana invece, la Befana chi cacchietta? La Befana poi, già vogliamo svelare anche la leggenda della Befana. Ma sì, dice, ma sì. Abbiamo tempo, no? Quanto tempo hai? Sì, sì, e altri, 20, altri 30 minuti. Ah, Befana, ecco, la partita, scusa. La devo cercare, lasciamo stare perché non l'ho posso dire, non lo dire, devo cercare, capito? Sì, ma è che ci sono tanti canali sul suo televisore, quindi devo cercarla, capito? Visto che costa nell'ira di Dio pure le partite, lasciamo stare, vogliono 40 euro al mese e poi mi fanno vedere una mazza, lasciamo stare. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Allora, la Befana, è tutta una tradizione italiana, siamo sinceri, non la troviamo in altri mondi, in altre nazioni. La storia della Befana inizia nella notte dei tempi, addirittura scende. La tradizione magica, precisamente il termine Befana, deriva dal greco ovvero apparizione o manifestazione, caro Carmine. La Befana si festeggia quindi nel giorno dell'Epifania. Queste cose un po' fissate. Ma queste notizie da dove le prende? Lasciamo stare. No, il programma, poi il sito si chiama proprio Festa della Befana, sicché volete andarlo a trovare. Il sito, diciamo, che non ti puoi confondere. La Befana è rappresentata nell'immaginario collettivo di una vecchietta. Vai, puoi parlare. La Befana è rappresentata nell'immagine collettiva come una vecchietta con il naso lungo e con mento aguzzo. Infatti, tutte le fotografie della Befana, tutti i pupazzetti della Befana sono fatti tipo streghe. Sì, sembrano un po' delle streghette. E si festeggia tra il 5 e il 6 di gennaio. Gennaio con una N sola, guarda, oggi sono voglio. Amo, caro Carmine, ritorniamo sorridenti e felici. Questo 2020 finirà prima o poi. L'origine della Befana era simbolo dell'anno appena passato, un anno ormai vecchio, come proprio la Befana stessa. I doni della vecchietta erano dei simboli come buoni auspici per l'anno che sarebbe venuto. Sì. Nella tradizione cristiana, la storia della Befana è strettamente legata ai re magi, caro Carmine. La leggenda narra che in una freddissima notte d'inverno, Baldassar, Gaspar e Melchiorre, io non mi ricordavo mai questi tre nomi, e ecco scoperti i veri nomi. Nel lungo viaggio per arrivare a Betlemme, da Gesù bambino, non riuscendo a trovare la... Gesù bambino, non riuscendo a trovare la... Gesù bambino, la strada... E Gesù bambino. I re magi chiesero informazione a una vecchietta che indicò loro il cammino. I re magi allora invitarono la donna ad unirsi a loro, ma nonostante l'insistente, la vecchiarella rifiutò perché aveva da fare quella notte. Una volta che i re magi se ne furono andati, essa si pentì di non averli seguiti, allora preparò un sacco pieno di dolci e si mise a distribuirli un po' in giro, non c'era un cazzo da fare. La vecchietta quindi iniziò a bussare porta per porta per dare queste ricche regali per trovare Gesù bambino. Proprio mettiamolo. Mentre oggi, un periodo in cui è stata relegata nel dimenticatoio, la Befana non ha più quel grande successo di una volta, però è più una tradizione italiana, è rimasta una tradizione italiana la Befana, perché tanti anni fa, ti ricordo, caro Carmine, negli anni 50 in Italia si festeggiava la Befana ma non Babbo Natale. Negli anni 50, anni 40, fine 40, inizio 50, diciamo dopo la guerra, va, mettiamola così. Il Natale si festeggiava il Natale, sì, però i regali li portava la Befana e non Babbo Natale. Babbo Natale è, come sempre, una delle tradizioni americane che poi sono state esportate in Italia, e poi da lì ha preso molto piede che il regalo arriva sia a Befana che a Babbo Natale. Addirittura a Milano, in zona del nord, pure a Santa Lucia, al 13 arrivano i regali. Che c'è? Poi, ti sei fermato? No. Io quando ti fermi guardo subito. No, era giusto perché volevo essere sicuro che era ancora vivo. Sì. Mentre nell'entroterra marchigiana urbania, la Befana torna a indossare i suoi panni malconci per portare regali. C'è una festa particolare per la Befana dove va in giro e porta caramelle. Mi sembra che anche a Venezia c'è il lancio della Befana, una cosa del genere, se non ricordo male, come il tipo lancio dell'angelo. Quello la stessa cosa, esatto, la stessa cosa anche con la Befana. Come si chiama questa cosa? Vediamo se la trovo. Allora, lancio della metti festeggiamento Befana, perché adesso non so esattamente, però mi ricordo che ogni anno facevano. Allora potrebbe essere, eccolo qua. Aspettiamo,
Vediamo se lo troviamo. Che è una finestrocca dedicata alla Befana, che non ricordo E siamo giù, attenzione. Aspetta. passa ma cosa Tekalavala. oggi Tanto Troviamo questa cosa. Hagla Com'era? Hagla Hagla. Com'era? Io sono messo festeggiamente Befana per vedere, perché non so se c'è, però non mi ricordo come si chiama sta cosa, che il lancio Secondo della me Befana, lancia non la mi ricordo se si chiama Befana, lancio ci la sta. Che qualcosa. e lancio la Befana, lancio la Lancia la Befana, Befana, vediamo se c'è. Ci siamo comunque, siamo in linea. Lancia la lancio Befana. Asseverato. ora povera vecchietta, può essere Piazza Navona. Eccola qua, Piazza Navona, lancio della Befana a Piazza Navona, a Roma. Pure a Lecco si fa sta cosa comunque. Sì, però perché molto spesso, diciamo forse un po' tutti data, però mi sa che quelle più famose sono proprio, mi sa forse a Roma, perché io mi ricordo che ogni anno la fanno vedere anche in televisione questa cosa. Quest'anno mi sa che forse non lo vedremo il lancio della Befana, perché non ci sono neanche i mercatini Per dedicati di Befana, allora, solito a dove questo periodo. sta Piazza Navona? Dove Piazza, io ho visto il lancio della Befana, è uscito Piazza Navona. Durante le feste speciali, il giorno della Befana significa pupazzi, pochi giri sul carosello. Vabbè, questa fanno proprio una festa dedicata alla Befana, caro Carmine. riesco a trovarla? La Io ho Befana di scritto Piazza solamente lancio Navona? della Befana, e mi è uscito per lancio della Befana a Piazza Navona. Ce ne sono tante che racconta un po' le varie storie di questa Befama. Vediamo se ci sono altre cose, altre leggende, però mi ricordo, io mi ricordavo sta cosa. Lancia la Befana. No, a me porta solo di Roma. Da poco lo fanno anche a Napoli, fanno la festa della Befana, però quest'anno ti ho detto, quest'anno questo Abbiamo nostro due amato. YouTube diversi, proprio. Probabile. Sì, no, io non sto su Vabbè, YouTube, io sto io. su Google. Vediamo questo, scusa, Su aspetta. Google. Calma, calma, calma. Festa della Befana a Piazza del Plebiscito a Napoli l'anno scorso, anche qui Questo fanno è il lancio. Asseverato, per esempio. Sì, dico, anche a Napoli hanno fatto il lancio l'anno scorso, la Baifan. A Napoli la grande festa della Aspetta. Befana in Piazza del Plebiscito, che si cala dall'alto della piazza. Stessa cosa mi sa che a Soverato. E poi diciamo un po' in tutti i lati adesso è uscita sta cosa. Però Eccolo qui. principalmente, in effetti, la festa della Befana è italiana. Non, difficilmente si troverà la Befana in altre zone, perché ormai è rimasta una cosa nostra. E onestamente mi fa piacere che almeno ogni tanto anche noi ci abbiamo delle tradizioni vere e pure come le nostre. Infatti, Ah, sia fermo, fermo, Urbania attenzione, fermo. che i marchigiani, ci Ok, siamo ci ancora? siamo. Oh, mi sa, Stiamo vedendo e intanto il questi lancio sono. della Befana, asseverato. Lancerei un'altra cosa, però non posso Non perché si può. siamo in diretta. Ma fanno urbana, fanno Dicevo. tutto, ok, stiamo. Oltre che a Soverato, in tutte quelle altre zone, come dicevo prima, in Marchigiana, come vogliamo dire in Urbania, in Brianza, a Monza, c'è la sfilata della Befana, ma non riguardando solo la Befana, ma bensì più i Re Magi. L'arrivo dei Re Magi, fanno proprio tutto l'arrivo. È un po' tutta la storia che ti ho detto prima, che i Re Magi si erano persi e c'era questa vecchietta che dava indicazione dove si trovava. E poi fanno una grande tombolata che non manca mai. Perché voglio dire, Certo. quest'anno come cacchio la fanno la tombolata, visto che Mi sa un po' non difficile. so, sì, lasciamo stare, meglio, perché sennò poi inizio a bestemmiare per il Ma decreto. perché? Perché? Comunque, questa è un po' la storia della Befana, di Babbo Natale e del Krampus, caro Carmine. Queste un po' le varie Il storie. Krampus. Mi è venuto un Krampus nella gamba. Ma perché? Scusami. Adesso ancora guardando, cercando di. Vabbè, l'importante è che ci sentiamo comunque. Vabbè, questo era un po' ciò Che che volevamo senso? dire oggi. Sì, Sì, a tratti, quelli. a tratti allucinati, Sì. caro Carmine. Proprio Io così. adesso farò una grande ricerca di quel canale importante, che anche lì dovrò parlare in varie lingue prima di trovarlo. Molto probabile. Ma come la stai passando questa qua? Ma oggi siamo diventati zona arancione, a Ah, proposito. sì, auguri. Sì, ma vale la stessa cosa di prima, ne ha cambiato un cazzo. Non lo so, visto che È uguale, combino, convinzi tu. diciamo, Sì. niente di che. Più o meno E tu, è uguale, è Carmine, la cosa stai stessa. facendo? Stai a casa? Stai facendo le pippe? Io Cosa sono, stai facendo? caro mio, sono a casa. Nulla, mi metto qui a fare live, perdere tempo. Bravo, E che devo bravo, Carmine. fare? Sto qua, almeno faccio qualcosa, dai.
proposito, io adesso approfitto e sponsorizzo, prossimamente ci sarà la diretta quella sullo jazz, caro Carmine, vedrai la Ah, già è vedi. vero, sì. La faremo di, no, di sera, perché il jazz Ma secondo me va ascoltato di benissimo, ma sera, che è benissimo. bellissimo. Sto vedendo quale giorno, Vedi un se... po'. perché deve essere una cosa, deve essere molto ispirata. E sto pensando di prendere un tema natalizio, perché adesso fanno anche tutte queste canzoni, tutte jazz molto simili per il Natale, però non vorrei... Beh, ma vediamo, vediamo, caro Vediamo, Carmine, vediamo come va, vediamo. vediamo come va. Intanto fino adesso non è caduto una volta. Sì, perché mo me ne devo andare. Bravo. Potrebbe essere Io questo. sono convinto che siamo io e te insieme che succede questa cosa. Se no non... Sì. Scusa, tu quando fai le live con i... come si chiamano? I gaming? Ma Come vanno? insomma, Ma pure li uguale, cambiano? uguale, sì. Allora non sono io, vabbè, a me era giusto Senti. per capire, se ero io era... Vedi, guarda, Probabile mi che non sono si fatto può. l'alberone, guarda, guarda, mi sono fatto. Bello, c'è pure il camino, eh. Non Ah. sembra manco, sembra vero. Peccato che ho la testa più grossa dell'albero, si capisce Non è reale. Vabbè, in prospettiva potrebbe anche essere, che... però. Allora, guarda, ti dico che casa mia... Eccolo Siamo, qua. Ok. siamo lì, casa mia, l'ho decorata tutta in modo Come hai fatto? Hai messo particolare. i decori? Ovunque, fuori al balcone, in casa. Loro ti manderò un... anzi, ti manderò un video. Vai, manda un Che video. Anzi, vedi? faremo la prossima diretta e vediamo le tue luci di Natale, Devo fare un video. Ah, salute, stai morendo pure, Carmine. No. dai. Oddio. Oddio. Dimmi. Stai morendo? No, dico, stavi No, morendo, ma Carmine. fa culo, cioè, voglio dire, anche ti. Sai, ho visto... Beh, oh, capita. Insomma, questo. Mi sembravi Pippo. Ah, guarda che poi in Instagram a Napoli stanno iniziando a decorare, ti dico la La verità. prossima live Perché vedremo. fino adesso mi stavo preoccupando, Carminiello. Perché? E perché non vedevo decorazioni in giro per la città. Ce ne sono poche, sì. Ma adesso stanno come, sai, perché devono fare sempre un po' i piagnoni, che Natale, ecco perché facciamo un Natale, visto che la situazione, ma proprio perché la situazione è così, si deve Che devi festeggiare, fare? Cioè, secondo è me. vero, È il momento per dare un po' più di speranza nella nostra vita, caro è vero. Ma Carmine. sì, insomma, un po' di gioia, un po' di Io la colori. penso così, eh. Io la penso così, Ma poi... io... Anche perché poi ci sono sti poveri bambini che cacchio hanno fatto di male che non devono festeggiare. Bravo. Meno sanno di questo, meglio è, perché tanto non se lo Bravo. ricorderanno quando Diamogli comunque una, diciamo, delle immagini belle. Se E no, alla poi fine non è ricorderanno detto che per solo... forza... No, ma non è detto che il Natale devi stare per forza in strada. Non è detto che devi stare... Il Natale è bello quando stai in Dai. casa. Io non sono d'accordo sulla questione dei parenti, anch'io non sono d'accordo su questo. Cioè, a sto punto lasciaci in zona rossa, se non mi posso andare a trovare mia sorella, mio fratello, mia mamma, mi Certo. lasci in zona rossa, perché è una stupidaggine su questo. Va bene. È necessario per forza andare in strada per festeggiare il Esatto. Natale, si può fare anche a casa e anche Bravo, magari in bravo. pochi, per un Natale non è un problema, si può Facciamo passare. sognare i bambini, secondo me Ecco. questa è l'idea mia, facciamoli sognare. Io sono un bambinone, io ancora voglio sognare, caro Carmine, tu lo sai. Lo so. Io amo questa festa, per me è una di quelle feste che la farei stare, io personalmente la farei stare tutto l'anno, Ma sì. ti dico la verità. È un po' troppo, in Dobbiamo essere effetti. positivi, dobbiamo sorridere sempre. E a proposito di questo, adesso pensavo a una frase che mi ha segnato, diciamo così, importantissima della Dica, mia dica. storia. E se la linea ci permette, però la linea non permette. Mi ha segnato pure, mi sta segnando pure a me, vi dico la verità. Ci siamo? E dicevo, questa frase, intanto saluto Gigio, grazie Gigio per essere stato qui con Saluto, noi ragazzi. con queste difficoltà che spero di risolvere. E nulla, sorridete sempre, diceva questa frase, anche se il vostro è un sorriso triste, perché più triste di un Esatto. sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere. Ma diceva anche Charlie Chaplin, un Sì. giorno senza sorriso è un giorno perso, caro Carmine. Questa frase noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima live. Grazie a tutti, ciao!